siamo a Villa Campolieto, Ercolano, dove questa mattina si è tenuta la presentazione del nuovo sito Gori e della nuova app, grazie alla quale gli utenti potranno segnalare i guasti in tempo reale. Gori un passo avanti, quindi al passo con la tecnologia. Quali i punti forti di questa nuova applicazione? Ma in tempo reale ogni cittadino, ogni utente dei 76 comuni del lato 3 che noi serviamo potrà segnalare a noi in tempo reale ogni disfunzione, ogni criticità, e noi in tempo reale abbiamo il dovere di dare le risposte all'utenza. Questa è una delle nostre mission, se non la principale mission, e su questo ci siamo attrezzati. L'opera di modernizzazione che noi abbiamo messo in campo da alcuni anni a questa parte oggi fa un ulteriore balzo in avanti, quindi un passo in avanti, direi qualcosa in più di un passo in avanti. Per questi anni abbiamo avuto la possibilità di monitorare attraverso le nostre statistiche quali fossero le pagine più viste, insomma, e le informazioni più richieste da parte dei nostri utenti, e ci siamo resi conto che una delle pagine più visitate era proprio quella relativa alle comunicazioni degli servizi. Quindi, come diceva prima l'amministratore delegato, ci siamo impegnati a studiare un software che potesse in qualche modo dare visibilità dei nostri disservizi in tempo reale. Infatti il Flash News che qui vedete, questo bannerino scorrevole che vedete che si chiama Flash News, riprende in effetti tutte le informazioni relative ai disservizi idrici programmati o improvvisi. Questo perché la nostra centrale operativa in effetti ha la possibilità, è operativa H24, ha la possibilità di aggiornare in tempo reale il nostro sito. Per cui... Nuova app Gori, quali i punti chiave di questa nuova iniziativa? Dunque, l'iniziativa parte dalla considerazione che con un bacino di 1,5 milioni di persone servite, riuscire a raggiungere tutti rapidamente e con efficacia richiede l'utilizzo delle tecnologie. Oramai tutti quanti noi abbiamo un telefonino in mano, e quindi il modo migliore per raggiungere tutti è quello di essere presenti con un'app sui telefonini di tutti coloro che sono interessati. Questo sia per la possibilità di segnalare disservizi attraverso scattando semplicemente una foto che poi sarà georeferenziata e quindi permetterà alla Gori di raggiungere con estrema precisione il luogo del disservizio e avere anche una prima informazione su che tipo di disservizio si sta realizzando attraverso la foto, e poi naturalmente di avere tutte informazioni di natura commerciale sulle proprie bollette, sulla situazione delle proprie pratiche, e infine anche interessante il fatto di poter avere volta per volta i risultati delle analisi condotte nella propria zona di distribuzione idrica, perché sempre l'attenzione del cittadino alla qualità dei propri alimenti, di quello che consuma è sempre più importante, e noi vogliamo seguire questa crescita. E oggi abbiamo già registrato più di 1,000 download e praticamente la presentazione non era stata ancora effettuata, la stiamo presentando adesso, quindi ci aspettiamo anche volumi crescenti, ma si riuscirà a reggere anche volumi più elevati, ed è disponibile per piattaforma Apple e Android. Per accedere è necessario registrarsi, in quanto le funzionalità disponibili sono accessibili mediante una login e password che sono le stesse dello sportello web. Quindi, registrandosi sul sito, quella stessa coppia di credenziali si inseriscono anche nell'app e consentono di accedere a tutte le sezioni che sono qui riportate sinteticamente. Poi facciamo una demo reale, quindi delle informazioni che Gori vuole far conoscere, i propri dati contrattuali, l'elenco delle proprie forniture, in quanto un utente registrato potrebbe avere anche più di un contratto attivo, l'elenco delle bollette con il PDF scaricabile, una sezione sulla qualità dell'acqua in cui si può vedere il certificato dell'acqua realizzato mediante le numerosissime analisi che sono effettuate da Gori mediante i propri laboratori, per la precisione quelli di AGS a Pomigliano. Si può comunicare l'autolettura scattando la foto del contatore, quindi posizionando anche sulla mappa la posizione della propria utenza, e un altro servizio molto utile è la segnalazione guasti, che consente di attivare in maniera molto diretta i reparti operativi.